bastone. Agagagagra. Bella a tutti bambini, io sono Bastone JTV School Edition, perché vedete che siamo a scuola, c'è una lavagna, una cattedra e dei libri, siamo a scuola e mi è arrivato un messaggio allucinante su Facebook, mi è arrivato un messaggio di una persona che chiedeva aiuto e mi ha detto: secondo te è normale sta cosa? Andiamo a leggere subito il messaggio di questo amico, guardate cosa mi ha scritto. Buondì sommo capo, qualche giorno fa mio cugino di secondo grado venne a casa mia a trovarmi. Lui è un po' più piccolo e va alle medie. Curioso, guardai nella sua cartella e trovai questo. Rimasi scioccato al punto da cacciarlo di casa mia, Cacciai anche la zia che lo difendeva. Va bene, è una relazione libro, ma se va avanti così, voi vi chiederete: che cos'è che t'ha mandato? Cos'è che t'ha fatto vedere? Puttana! Adesso ve lo faccio vedere anche a voi cosa mi ha mostrato. Puttana! Guardate qui. Relazione libro sarebbe come un tema, solo che si parla del libro in questione, no? Si possono scegliere qualsiasi libro e fare una relazione libro. Praticamente si spiega che cos'è questo libro, come va, eccetera, eccetera. Allora, avete già visto 5,5. 5,5 ho preso sto bimbo minchia bastardo! 5,5. Poi vi chiederete: ma su cos'è? Su cos'è? Beh, leggete! Allora, ho censurato il nome per non farlo suicidare. Relazione libro. Autore, Fabi J. Titolo, sotto le cuffie! Porca troia! Ho fatto un... Madonna, una relazione libro sul libro di Fabi J. Cazzo! Madonna, ma io lo ammazzo questo. Casa editrice Mondadori. Numero delle pagine 138, di stronzate ci aggiungerei. Anno di pubblicazione 2015. Genere libro commedia. Personaggi principali Fabi J. Personaggi secondari, sentite, ragazza Fabi J e amici Fabi G. Fabi G! Ha scritto Fabi G al posto di J, Fabi G, leggete che roba! Guardate che roba! Luoghi in cui si svolge la vicenda, scuola, casa sua a Torino. Tempo in cui si svolge la vicenda, reale e nel presente. La vicenda è reale, il momento della vicenda che mi piace di più è quando fa il video. E la maestra, guardate cosa gli ha scritto, ma chi? Ma chi? non ha messo un soggetto questo bimbo minchia. E lì già un errore. Poi, la conclusione mi è piaciuta perché rispecchia, madonna, rispecchia con una C sola, infatti la maestra gli ha messo una C rossa, il suo modo di fare. Di chi? la maestra ancora che gli scrive, ma di chi? Scrivi il soggetto, stronzo! Giudizio, il libro mi è piaciuto molto perché è stato bravissimo a descrivere... Descrivere, infatti la maestra gli ha messo un punto di domanda dicendo, ma che cazzo hai scritto? La sua giornata di lavoro. Lavoro, ho capito! Di lavoro, porca puttanona! Di lavoro. Lessico molto facile. Sentite qui cosa scrive, è pazzesco. Trama. Il libro parla della sua giornata di libertà, senza l'accento sulla A, quindi già un errore che la maestra ha fatto finta di non leggere. Quando non deve andare a scuola, praticamente lui si alza e incomincia a fare i video su YouTube. Di solito ne fa... con l'accento sulla A, la maestra l'ha segnato, uno al giorno, ma capita che ne facci anche due. Ne facci, ha scritto, infatti la maestra gli ha messo una A, capito? Cioè, porca puttana, 5,5. Questo doveva prendere 5 calci nel culo e mezzo, addirittura. Non 5,5. Cioè, ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto che questo va a fare una relazione libro sul libro di Fabi J? Ma voi siete fuori! Voi dovete farvi trapanare il cervello! Fatevi curare! Fatevi curare! Basta, non ho altro da dire, basta. Chiudiamola qua, anzi, guardatela ancora una volta questa roba, perché questa è la gioventù. Addio! Tanti like per Capobastone, agagagagra.